aver bruciato ciò che adoravamo, ma i nostri discendenti dopo la catastrofe adoreranno tutto ciò che abbiamo bruciato. E noi sembreremo allora pazzi pericolosi, i nostri dei altrettanti mostri, i nostri dogmi orrori e i nostri imperativi incubi. Si domanderanno se non fossimo dei posseduti e avranno ragione, giacché bisogna essere posseduti per strisciare davanti a ciò che noi divinizziamo. La malattia e la menzogna informano i nostri misteri e l'intreccio delle nostre leggende sembra un delirio, ma non usciremo che folgorati da questo letamaio spirituale fatto a immagine dei nostri fiumi inquinati. Siamo divenuti impuri a forza di nitrire dietro la purezza. Abbiamo ripristinato il sacrificio umano. E tale è il nostro smarrimento che non comprendiamo le nostre azioni. Che cosa può capitarci di peggio ormai che restare quali siamo? È il nulla stesso, è poi la giusta pena per le nostre colpe. Ma non ci meritiamo doppiamente quella morte che non basta estinguerle. Il vuoto è buono, il vuoto è santo, e coloro che vorrebbero fosse consustanziale al male desiderano perpetuare il male ed essere perpetuati dal male in terra.